E di nuovo in diretta da San Severino Marche, di nuovo buon motocross a tutti gli appassionati, Sport Television e naturalmente con una produzione Sport Production per questo trofeo delle regioni Alberto Morresi. Rientriamo subito con un'intervista da bordo pista, alla linea Claudio Baggiani, vai! Sì Giulio, sono qui con Roberto Bianchini, promoter FX Action di questo bellissimo evento. Roberto, giornata splendida. Ah, veramente bella, qui hanno lavorato molto bene i ragazzi del motoclub Settempedano, direi pista perfetta veramente, forse meglio anche della prova di altre prove che abbiamo fatto. Penso che questi ragazzi del trofeo delle regioni se lo meritano, ho visto in regia un po' le immagini, penso sia una grande soddisfazione per tutto, ma anche per questi giovani promettenti futuri del nostro motocross. Sono soddisfatto, ora c'è sempre tutto in gioco perché ho visto un po' le classifiche. E poi fra qualche minuto ci sarà la grande festa per qualche regione. Assolutamente, ed è siamo in compagnia di uno dei protagonisti di questa seconda categoria, ovvero Emilia Romagna, come vediamo dalla maglietta, Bersanelli Edoardo. Edoardo, pronto per questa seconda manche? Sì, la pista era molto preparata molto bene e cerchiamo di partire come la prima manche piuttosto bene. E ho fatto una bella battaglia con Jacopo e cerchiamo di replicare nella seconda. E noi ti facciamo in bocca al lupo, buon divertimento. Roberto, a te il proseguo di questa gara. A voi la linea. Grazie dal cancello di partenza con la nostra Claudia Baggiani e con l'organizzatore Roberto Bianchini. Allora, intanto, oltre agli amici di Sport Television, salutiamo anche, ci seguono poi in differita, gli appassionati su Sport Italia. Vi ricordo che questo trofeo delle regioni, Alberto Morresi, lo potete seguire anche in diretta streaming su www.fxaction.it, su canale YouTube FX Action e su www.sporttelevision.it. Allora, tornato con me a mio fianco, un grande onore, un grande piacere, il nostro direttore tecnico Thomas Traversini, abbiamo sentito prima Samuele Bernardini, poi il vicepresidente Giovanni Copioli, vicepresidente della FMI. Vi ricordo, Trofeo delle Regioni, intitolato alla memoria di Alberto Morresi, quarta edizione, 17 regioni rappresentate, 29 le squadre, 4 categorie. Stiamo per assistere alla penultima manche di questo lungo pomeriggio ed è quella riservata alla MX2. Allora Thomas, intanto anche a te di nuovo benvenuto ancora. Grazie. Abbiamo visto, ti avevo visto fremere, quasi saltare sulla sedia per le vicende di un certo Ivo Lasagna nella manche precedente. Ti abbiamo già detto che possiamo fare il tifo in questa occasione, sganciarci un po' dai ruoli istituzionali che ricopri all'interno della federazione, e quindi ben venga il campanile per la tua Umbria. Ma io ti ricordo che dopo la gara di MX1 la classifica vede ancora al comando la Lombardia, grazie a Nicolas Gipponi, secondo il Piemonte, poi in terza posizione le Marche, quarto il Trentino con la squadra A, poi le Marche in quinta posizione con la squadra B, il Veneto, l'Emilia Romagna, l'Umbria ottava e ahimè la mia Toscana scivola in nona posizione, nona e decima posizione per la Toscana. Ancora due gare da disputare, ancora un risultato aperto, anche se insomma in questo momento dobbiamo dirlo, la lepre in fuga è la Lombardia. È la Lombardia, sì, chiaramente ci sarà anche da vedere il gioco degli scarti che cosa produrrà alla fine delle 8 manche previste, perché saranno 7 risultati utili da portare in classifica e ci sta che qualcosa venga ribaltato. Non penso che per il momento la Lombardia e il Piemonte abbiano grossi problemi, ma le altre squadre potrebbero avere qualche cambiamento. Allora, abbiamo visto una MX1 combattiva soprattutto per le prime posizioni, adesso tocca la MX2. Grazie alla tua conoscenza di pilota e soprattutto di questa pista, la differenza fra le due categorie da un punto di vista proprio tecnico della guida, in che cosa sono le difficoltà della MX2 o quale potrebbe essere il modo migliore per sfruttare una 250 quattro tempi su questo terreno? Ma guarda, le 250 quattro tempi di solito è una categoria molto una bella categoria, perché c'hai potenza a sufficienza e la potenza che c'hai è gestibile, non ti mette in crisi, mentre le 450 sono chiaramente, richiedono un bel allenamento, ti portano a delle velocità più alte in pista, quindi magari anche lo spettacolo ne va un po' a meno. La 250 vedremo, che proprio quei piloti, uno di quei piloti che hanno intervistato e anche Jacopo Schito in gara 1 hanno fatto una bella battaglia.
Appunto, vediamo intanto la griglia di partenza rappresentativa per regione, con ancora la Toscana che si schiererà per prima con Manuel Jacopi, poi Simone Croci, Luca De Rosa. Ricordo, Croci è primo della MX2 Under 21, quindi vincitore del titolo italiano, sicuramente sarà uno di quelli con i favori del pronostico. Quali altri nomi vedi nella lista dei partecipanti di questa MX2 da tenere d'occhio per le prime posizioni? Ma come ti ho appena detto, gara 1 è stata una battaglia tra Bersanelli e Schito, che più o meno si sono giocati tutta la manche poi a vantaggio di Bersanelli. Pier Antozzi ha fatto una bella manche col 2.54 tempi, è stato partito quinto, sesto e poi risalito fino alla terza posizione. Croci è stato sempre lì coi primi. De Rosa ha fatto anche lui una bella gara. I primi della prima manche penso che abbiano le possibilità di giocarsi ancora le prime posizioni per la seconda. Molto bene, molto bene. Allora vediamo se ci sono dei risultati tali da poter movimentare la classifica di questo trofeo delle regioni, quarta edizione, intitolata alla memoria di Alberto Morresi, vicepresidente vicario della FMI. Vi ricordo, in mattinata le prime quattro manche, stiamo seguendo in questo pomeriggio diciamo le seconde manche di ogni categoria. Abbiamo visto già la veteran, la MX1, adesso sta per partire la MX2. I vincitori, ricordiamo, Michele Dal Bosco nella veteran e Gipponi nella MX1, ma Nicolas Gipponi nella MX1. Adesso vediamo quale sarà il responso per quanto riguarda la MX2. Allora, intanto approfittiamo di parlare con Thomas, torniamo in campo, diciamo così, un pochino più istituzionale, quindi metti via quella bandiera della squadra umbra. Perché voglio parlare con te proprio a livello di federazione, del programma di formazione territoriale, il fuoristrada, come sta andando, cosa state facendo, in sintesi, per poter far capire agli appassionati quali sono le occasioni in cui si può prendere contatto per chi vuole correre, vuole emergere, un giovane che vuole avviarsi alla carriera di pilota di motocross, magari sulle sognando di diventare Tony Cairoli. Certo, del domani. Perché no? Thomas, a te. Allora, il settore tecnico della federazione ha diversi programmi in atto, tra cui, per esempio, partendo a livello territoriale, quindi a livello regionale, organizza dei CTP, così chiamati corsi teorico-pratici dedicati al minicross e al mini enduro. Più dei corsi new entry che sono appunto dedicati all'attività regionale, a coinvolgere un gruppo ampio di ragazzi a livello regionale. Tutti questi corsi sono chiaramente coordinati da un tecnico referente regionale, più lo staff regionale e così via. Allora, le informazioni per sapere qualcosa di questa attività sul sito della federazione, si telefona al motoclub, si cerca dagli amici, si va su internet, come si fa a saperlo? Per quanto riguarda i CTP regionali, penso che ci deve essere un'informazione data dal comitato regionale, e comunque sia i comitati più organizzati mandano informativa anche al sito della federazione, quindi si trovano informazioni in rete. Poi soprattutto il comitato regionale si prenderà l'onere di contattare i piloti della propria regione per informarli di questi avvenimenti, ecco. Ma si arriva in questi GTP, come si chiama, si arriva per selezione, si paga qualcosa? No, lì sono organizzati dal comitato regionale, sono appuntamenti dedicati a una massa un po' più ampia, quindi a tutti per esempio i minicrossisti e under 18 della regione. In questo momento sono 11 regioni che hanno aderito dal 2013 a questo progetto di formazione, e a questi appuntamenti molte volte capita che partecipano anche dei piloti di livello un po' più alto, quindi di livello di interesse nazionale, perché magari in Piemonte ci sono dei piloti anche di un ottimo livello, per esempio. Va bene, intanto scusa Thomas, ma con le immagini siamo quasi al termine dello schieramento dell'MX2, gara importante, seconda manche per questa categoria, trofeo delle regioni, Alberto Morresi. Torniamo sulle attività nazionali, gustiamoci il conto alla rovescia della MX2, attenzione bandiera verde che passa sullo schieramento di partenza, questi sono attimi di grande concentrazione, gesti rituali quasi scaramantici da parte dei piloti con il cartello dei 15 secondi.
Attenzione, il conto alla rovescia. Cosa passa per la mente in quei momenti? Niente. Ma solo adrenalina, Thomas. Esatto. Probabilmente sì. 5 secondi in questo istante. Attenzione, il numero. Un problema per un pilota che riesce a ripartire miracolosamente all'interno. Intanto una caduta senza conseguenze, si rialza. Il conduttore coinvolto dovrebbe essere al comando con il numero 4, Davide Ruzzi. E vediamo la maglia verde di Croci con il numero 7, Torelli, anche messo bene. Croci, Torelli, gruppo ancora scatenato. Ecco, con il numero 7 o il numero 2. Sembra un 7 ma è un 2. Ecco, Simone Croci. Vediamo, tendiamo conferma con un'immagine. Sì, dovrebbe la essere maglia verde della la maglia verde della Lombardia, quindi non ci sono dubbi. Il numero 7 è del Lazio, Torelli, quindi quel 2 poi adesso è chiarissimo. Dietro con il numero 3 il Piemonte, con Luca De Rosa in seconda piazza. Poi sono sempre con il Piemonte e Lombardia a giocarsi il primo e secondo posto. Il numero 40 il Veneto, Nicola Soave. Esatto, Lombardia, Piemonte, poi vediamo ben piazzati tutti gli altri. Passa anche il numero 4, Davide Ruzzi, che la maglia è bianco-verde delle Marche. Intanto Claudio Baggiani dai box, vai! Per il Piemonte. Sì, questa partenza secondo me è stata un'ottima partenza per il nostro team. Luca De Rosa il secondo, proprio dietro a Croci, che è anche un amico, e quindi sarà una bella battaglia tra amici. Speriamo di stare attaccato, perché la Lombardia ci sta precedendo di 3 punti e magari riusciamo a fare il colpaccio in questa manche, non lo so, vediamo, speriamo. La gara è appena iniziata, quindi è tutto da vedere. Sì, speriamo che non sia un ritmo elevatissimo, perché i ragazzi sono anche un po' stanchi. Speriamo di gestire bene questa seconda posizione. E sto vedendo in questo momento, scusatemi, sto vedendo che Luca sta tenendo botta con Simone, quindi speriamo che vada tutto bene. Grazie Danilo, forza, forza Piemonte, quindi Giulio a te la linea. Allora grazie dei box, Claudia, per questi pareri dal vivo. Sentiamo trasparire dalla passione. Intanto attenzione, si battaglia Bersanelli con il numero 5, Edoardo Bersanelli, Emilia Romagna, che tira fuori le unghie, cerca di farsi largo. Vi ricordo al comando Simone Croci, in seconda posizione Luca De Rosa. De Rosa secondo nel 125 senior, Simone Croci invece primo nella MX2, quindi tricolore per lui quest'anno nella Under 21. Tutti giovani di grande potenziale, grande margine di miglioramento, che stanno interpretando bene questo trofeo delle regioni di motocross. Alberto Morresi adesso è proprio, vediamo, in seconda posizione, se non vado errato, Bersanelli. Esatto. Bersanelli, che numero che ha fatto lì su quel lunghissimo panettone, Edoardo Bersanelli numero 5. Attenzione Piemonte, che ricordiamo è in seconda posizione nella classifica generale. Lombardia al comando con 31, Piemonte che insegue a quota 35. Questa è la classifica provvisoria, ovviamente ufficiosa, per quanto riguarda le regioni. In terza posizione le Marche con la squadra a 44 punti, poi Trentino con 51 punti. Allora, Simone Croci e Edoardo Bersanelli, entrambi devo dire under 21, due realtà molto positive, sì. Thomas Traversini. Molto positive, sono due vecchie conoscenze, sono stati tutti e due piloti di interesse nazionale negli anni, ho avuto la fortuna di seguirli da ragazzini al minicross fino adesso che fanno già l'MX2, sono sempre stati dei buoni piloti e adesso ne vediamo i frutti. Allora, Simone Croci in sella ad una KTM, mentre Bersanelli è in sella ad una Yamaha. Ovviamente nella MX2 c'è stata una grande crescita anche tecnologica, questa cilindrata che una volta era considerata piccola, ora anche a livello mondiale, fra MX1 e MX2, con la complicità di un certo Jeffrey Earnings, mi sembra che in molti casi i tempi comunque sono molto molto vicini, se non addirittura quasi identici, e come poi ha confermato Cairoli nel motocross delle nazioni, con la MX2, quando insomma lottava ad armi pari con la MX1 dopo aver dominato le qualifiche del sabato. Thomas. Esatto, come ti ho detto prima, la MX2 mette più a proprio agio un pilota, perché
ha delle velocità più ridotte sui punti veloci e quindi il pilota riesce ad esprimersi al 100%. Poi non ci dimentichiamo che adesso sono queste MX2 già moto di serie, che parliamo di moto che hanno tanti cavalli, quindi vanno già molto forte, non sono assolutamente paragonabili ai 125 che hanno rimpiazzato da quando tempo sono fa. Certo, esatto. Certo. MX2, allora Croci in fuga, Bersanelli che insegue, non è assolutamente intenzionato a rendere la vita facile al numero 2, il portacolori dell'Emilia Romagna, vedete, con il numero 5, poi De Rosa a difendere i colori del Piemonte che è secondo nella generale. Andiamo a vedere le restanti posizioni, dietro al terzetto di testa Nicola Soave del Veneto, poi Alessandro Gatti dell'Emilia Romagna, poi Davide Ruzzi delle Marche, ancora un altro marchigiano è Piero Antozzi, poi Mario Bongiorno, Lorenzo Zanelli, Andrea Cogo per quanto riguarda il Veneto, poi gli altri che seguono i primi 10. Intanto un altro passaggio, 1.53.1 per Croci, Bersanelli 1.52.3, sta girando più forte Bersanelli di Simone Croci, che probabilmente al comando gestisce, però sarà importante la segnalazione in corsia box. L'ha già preso e sì, ci sta andando sotto, ormai non ha bisogno delle segnalazioni. L'attacco all'interno è quello di Edoardo Bersanelli, la mette di traverso del salto, sceglie la traiettoria interna, Croci sorpreso, prova la sulla lungo adesso, ma Bersanelli chiude la porta di traiettoria migliore, al comando Emilia Romagna, Simone Bersanelli. La Lombardia comunque resta in seconda posizione, prova adesso la reazione Simone Croci, KTM numero 2, la maglia è quella verde della Lombardia, davanti quella bianco-azzurra dell'Emilia Romagna, al comando della sua Yamaha. E ha un'inclinazione allo spettacolo, davvero, Bersanelli in whip sul lungo panettone, adesso tutte e due in traiettoria esterna, mentre in terza posizione continua Luca De Rosa, porta colori del Piemonte con il numero 3, Bersanelli, adesso Simone Croci. Vuol riprendersi la prima posizione, ci siamo in discesa, vediamo la staccata portata al limite della traiettoria interna, incrocia però Bersanelli. Bellissimo. Bella traiettoria, da consumato campione ha lasciato la traiettoria migliore a Bersanelli e poi Croci ci riprova di nuovo adesso. Va ancora. E vanno adesso però l'incrocio di nuovo, che numeri in MX2, Bersanelli e Croci, numero 2 per Simone, numero 5 per Edoardo, insieme sul traguardo, se finisce così sarà al foto finish, prova a stringere la traiettoria. Bersanelli all'interno. Allora, in quei momenti Thomas, a parte cosa si prova, qual è la lucidità con la quale poi si riesce a gestire una situazione di grande affanno, perché non hai solo l'avversario, c'hai la pista che corre, esatto, sotto la moto, esatto, c'hai l'affanno, la fatica, come si reagisce in questi casi? Ma sinceramente lì conta parecchio l'anticipazione, cioè capire quello che farà l'avversario che c'hai o immediatamente avanti o subito dietro e giocare di conseguenza, quindi tanto più sei bravo a intuire quello che farà l'avversario e coprire le sue mosse e tanto più prendi vantaggio, e Bersanelli in questo momento ha fatto un ottimo lavoro perché ha guadagnato subito quei 5 metri e... Sì, ha piegato in qualche modo la resistenza di Simone Croci, che ha provato in tutti i modi al giro precedente ad affiancarlo, a incrociare la traiettoria, a forzare la staccata, ad andarci insieme al salto, a guardarsi in aria mentre correva, adesso invece ha capito che forse è meglio tirare comunque un attimo il fiato, magari pensando di poter tornare all'assalto nelle battute conclusive, esatto. Di questa terza manche, penultima di questo lungo pomeriggio qui da San Severino Marche, il crossodromo del San Pacifico del Motoclub Settempedano, ospita la quarta edizione del trofeo Alberto Morresi, trofeo delle regioni. C'è un portacolori dell'Emilia Romagna al comando, è Edoardo Bersanelli con il numero 5, inseguito dalla maglia verde della Lombardia, quella di Simone Croci, che torna sotto Simone Croci con il numero 2. Bersanelli lo tiene a bada e si sta avvicinando anche Luca De Rosa, il piemontese. De Rosa sta lì in sordina. Esatto, Thomas Traversini, che ha corso e vinto su questa pista, ci può guidare a quelli che sono i segreti di queste fasi concitate per questi giovani under 21. Bersanelli, Croci, 0.29 il distacco, prova all'esterno in appoggio sul bob Simone Croci, Bersanelli gestisce,
numero 5 Yamaha per il pilota che difende i colori dell'Emilia Romagna. La KTM 2.54 tempi per il portacolori della Lombardia, che adesso si volta, controlla il distacco nei confronti di Luca De Rosa, poi in quarta posizione per Antozzi, quinto Soave, sesto Gatti, poi Ruzzi, Como, Zanelli, Buongiorno, Torelli, Turner, Montanari, Bertolini, Pettinari e via via il resto del gruppo. Vediamo che nella seconda parte della pista Simone Croci è più veloce di Bersanelli, mentre Bersanelli gestisce bene dal traguardo fino alla tutta la parte alta, fino alle wave. Da qui in poi Simone si rifà sotto, e magari ha qualche traiettoria migliore. Esatto, vediamo, mentre mancano 9 minuti e 30 secondi allo scadere del tempo regolamentare, l'attacco all'esterno. Allora, intanto, mentre prosegue la battaglia fra Bersanelli e Croci, di nuovo la linea può andare a Claudio Baggiani in diretta dalla pista. Vai Claudia, veloce. Sì Giulio, guarda, volevo soltanto avvertirti che Schito Jacopo Andrea ha rinunciato alla gara, era qui con me, a fianco a me, la contusione di ieri purtroppo l'ha costretto a lasciare la gara. E di nuovo grazie per questo prezioso supporto, questa notizia, ci dispiace per il pilota infortunato, mentre esattamente in fotocopia come al giro precedente l'incrocio di traiettorie è gestito bene di nuovo da Edoardo Bersanelli sull'attacco imperioso di Simone Croci, che non ci sta. Adesso c'è da doppiare un concorrente, potrebbe essere quella variabile che potrebbe essere decisiva. Bersanelli, lo vediamo, prende l'interno, bandiera gialla che sventola, in questo caso per fermare probabilmente o per segnalare il pericolo del doppiaggio, ma bob esterno Simone Croci prende il salto insieme in volo. Che spettacolo per questi due bella giovanissimi, sì, davvero grandissimi, davvero grandi. Bersanelli con il numero 5, Simone Croci con il numero 2, ci stanno regalando un grande spettacolo qui a San Severino Marche, al San Pacifico, il crossodromo impianto comunale, come c'è all'ingresso, ed è un bel segnale che il crossodromo ci abbia scritto non impianto male, comunale, sì. Come se fosse giustamente uno stadio, una palestra, un posto dove fare sport, dove crescere, dove sfogare in piena sicurezza la propria passione. Bersanelli, numero 5, non ci sta Simone Croci, un attacco dietro l'altro. Riprova, si rientra nella fase che insieme a Thomas Travestini abbiamo identificato come favorevole. Vediamo se lungo panettone in whippata per Bersanelli. Adesso qui di solito Croci va esterno e non, esatto, salta il salto non in discesa. Salta qui, prende l'interno. Interno, esatto. E adesso ancora prova un block pass in stile supercross, ma si ferma prima lasciando a Bersanelli modo di restare al comando. Comunque grande grinta per Simone Croci. Che bella gara giù nel salto in discesa. Non c'è un minuto di respiro in questa MX2. In terza posizione De Rosa, poi Pierantozzi, Soave, Gatti e poi il resto del gruppo. Bersanelli riesce a prendere in questa fase quei 3-4 metri che gli lasciano un po' di respiro a questa staccata, che è quella del sottopasso che precede poi la curva e la fase in salita che riporta sul rettilineo di arrivo e partenza. 6 minuti, corre il cronometro, mentre è inquadrato con il numero 3 Luca De Rosa, il piemontese, che non molla e resta lì in zona, pronto ad approfittare. Poi c'è Pierantozzi con il numero 24, esatto. Vediamo che qui Bersanelli continua al comando dai box, l'incitamento dei fan delle varie regioni, vi ricordo più di 110 piloti hanno partecipato e stanno partecipando a questa quarta edizione del trofeo delle regioni Alberto Morresi, 29 le squadre, 17 le regioni rappresentate, 4 categorie, e su tutti i punteggi ovviamente c'è lo scarto per ogni squadra. Per il momento la Lombardia è al comando con 31 punti davanti al Piemonte con 35, poi le Marche con 44, il Trentino con 51, ma ancora tutto può succedere. Gara MX2 che vede di nuovo Piemonte e Lombardia, in questo caso Lombardia che avrebbe possibilità di rafforzare il suo vantaggio nei confronti del Piemonte, ma questo non toglie a Simone Croci, che certamente non sta guidando con strategia, la voglia di superare il leader di questa gara. Eccolo l'attacco. Bernardelli, l'attacco, questa volta block pass, di nuovo contatto, quasi si fermano in due, ma riesce Bersanelli a riprendersi, a tenersi anzi
la testa e Simone Croce ci prova. E qui chi ne beneficia sono De Rosa e Pierantozzi che stanno arrivando. Piano piano stanno arrivando, infatti all'ultimo passaggio solo Bersanelli, 52-3, di nuovo attenzione Simone Croce che sta provando l'attacco, il distacco è 54-6, mentre 55-0-62 per Croci, siamo tutti sullo stesso livello, comunque vedete che si sta ricompattando un pacchetto interessante composto da Bersanelli con il numero 5, da Croci con il numero 2, sempre incollati uno dietro l'altro, poi De Rosa con il numero 3, 24 per Pierantozzi che stanno arrivando, sventolano questa volta le bandiere blu per segnalare i doppiaggi, Bersanelli e Croci, 4 minuti e 30. Qui è un bel momento, esatto, d'attacco. È l'attacco, di nuovo riprova. Ha scelto Croci la traiettoria senza salto. Bersanelli invece continua a comandare, buona la sua progressione e la gestione del vantaggio. Parte alta del tracciato, di nuovo in staccata su questo tornante prima di lanciarsi giù in discesa. Prova l'incrocio di nuovo Simone Croci, prova a prenderle all'interno. Bersanelli questa volta non si fa sorprendere, quasi stoppa Croci e attenzione perché De Rosa è lì, De Rosa e Pierantozzi ormai non sono più in due, sono in quattro. Thomas, che gara, che quando gara, manca 3 minuti bello. E 50 secondi allo scadere del tempo regolamentare, poi altri due giri, ormai un quartetto scatenato, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Marche, è anche bello che siano tutti di regioni diverse, esatto, per questa gara entusiasmante davvero, senza un attimo di respiro. 3 minuti e 40, lo so che non si fa, lo so che non se ne azzecca uno. A Thomas un pronostico. Un pronostico, io vedo Bersanelli e primi due rimangono così, la situazione è invariata. Quindi dici che magari potrebbero segnalare dal box a Lombardia, va bene lo stesso, ma non credo. Qui Lagone... No, perché dietro c'è il Piemonte, se la gioca col Piemonte, appunto, quindi appunto, di sicuro appunto. Non gli segnaleranno di accontentarsi, ma di provarci fino alla fine. Intanto di nuovo i doppiati che si fanno da parte, molto sportivi naturalmente, nessun tipo di problema sul tracciato. Ecco la staccata al sottopassaggio, tanto in questa fase De Rosa e Pierantozzi si sono leggermente distanziati, vediamo... Stavolta Bersanelli di nuovo con Croci e De Rosa sempre lì, però se non altro non sono più a stretto contatto di gomito come abbiamo visto nei giri precedenti. A mio parere andremo a giocarcela se ancora di attacco, se Thomas Traversini sul, ci fidiamo ovviamente del suo occhio tecnico. Secondo me gli ultimi due giri potrebbero, esatto, essere quelli, sì, magari adesso della Vaola Spacca. Riprenderanno un po' di fiato perché hanno fatto una manche tirata, manca 2 minuti e 20 più due giri, quindi penso che faranno un giro così tra virgolette tranquillo perché girano comunque tutti forte sul passo di 54 alto e 55 netto e poi gli ultimi due giri daranno il tutto per tutto. Allora, situazione Bersanelli, Croci, De Rosa, Pierantozzi, questo il poker dei protagonisti di questa MX2 seconda manche. Poi abbiamo in quinta posizione Soave, sesto Kogo, settimo Gatti, ottavo Zanelli, nono Ruzzi, decimo Pierluigi Torelli, quindi Emilia Romagna al comando, Lombardia in seconda, terzo Piemonte, quarto Marche, poi i due piloti del Veneto, Soave e Kogo rispettivamente del Veneto B e del Veneto A, poi Gatti per l'Emilia Romagna, Zanelli per l'Umbria, Marche e Lazio. Questa è la situazione per quanto riguarda le rappresentative regionali, vi ricordo su 8 manche uno scarto per ogni squadra, molte regioni presentano squadra A e squadra B e chiaramente questo rappresenta un vantaggio, però al comando c'è la Lombardia che è forte dei suoi piazzamenti, è al comando della provvisoria davanti al Piemonte, poi terza posizione per le Marche, quarto il Trentino fino a questo momento. Avremo poi l'aggiornamento al termine di questa manche dove Bersanelli e Croci sono i grandi protagonisti. E un tre minuto, giri alla fine. Tre sì. Giri alla fine, guarda che anche De Rosa e Pierantozzi sono lì. Attenzione l'attacco. Quando sembra che tutto sia tranquillo, in appoggio esterno. Simone Croci sceglie la traiettoria di Bersanelli. Contatto quasi da parte di entrambi, poi... Bandiera con la croce bianca vuol dire che c'è personale medico in pista, non sono autorizzati a saltare, esatto, infatti non hanno saltato. Non hanno saltato, però vediamo moto a posto, pilota comunque seduto, cosciente, questo ci tranquillizza, certo. Subito, questa è la notizia che volevamo vedere,
immediato l'intervento del personale medico-sanitario da parte dell'organizzazione. Moto rimossa dalla pista, pilota comunque seduto, quindi possiamo continuare a concentrarci sul duello Bersanelli, Croci, De Rosa e Pierantozzi quando scade in questo istante il tempo regolamentare. Mezza tornata e poi cartello degli ultimi due giri. E vediamo quel cartello degli ultimi due giri, lo chiedo al Traversini pilota. Quante volte lo hai visto come una liberazione, quanto invece... Mannaggia, c'ho solo due giri per recuperare, esatto, questo secondo. Dipende da come sei messo, se sei lì davanti che cerchi di portare a termine una manche senza avere problemi, dici ah, non vedi l'ora di vederlo, mentre qualche volta quando sei in recupero ti capita che dici cavoli, già siamo arrivati agli ultimi due giri e devo darci sotto per recuperare più possibile. Esatto, il cartello degli ultimi due giri ha questa doppia valenza che può essere di tranquillità oppure di allarme. Credo che per Bersanelli sarà di allarme, sarà di stimolo invece per Simone Croci, questi due splendidi talenti che si stanno veramente dando battaglia, a dimostrazione che il motocross è spettacolare anche se non c'è Toni Cairoli in pista, al quale va naturalmente tutta la nostra ammirazione e passione. Attenzione, eccolo là, l'attacco di Simone Croci, ha evocato Cairoli e subito una KTM è passata al comando. Adesso però secondo me è iniziato presto questo attacco, vediamo se Simone, ancora bandiere gialle però solo perché il pilota è fermo a bordo pista e Bersanelli ci riprova all'incrocio, ha superato le bandiere gialle, quindi si può proseguire tranquillamente, va in traiettoria esterna con il numero 5 Bersanelli, prova a stringere la traiettoria, si toccano i due, contatto ancora, lo porta leggermente fuori, lo accompagna verso l'uscita della curva, dice guarda anche se andassi a prendere un caffè sarebbe meglio, e invece no, Bersanelli ci riprova, testa bassa, in terza posizione De Rosa e Pierantozzi, ancora contatto, battaglia gomito a gomito, Bersanelli davanti, Simone Croci ci riprova, Bersanelli si è ripreso il comando delle operazioni e qui la lunga whippata nel panettone si è ripreso proprio nella parte di pista di solito favorevole a Simone, ma andiamo a vedere, e anche Bersanelli ha copiato la traiettoria, esatto, ecco un altro, esatto, block pass, no, niente, no, da ci riprova, questa volta è veloce Bersanelli in percorrenza di curva, si gira Simone Croci per controllare la situazione con De Rosa in terza piazza e Pierantozzi in quarta, per vedere se magari può tentare il tutto per tutto, mentre là si profila il doppiaggio di due concorrenti che lasciano transitare i piloti al comando, al nuovo numero 5 Edoardo Bersanelli, davvero davvero valido, intanto il pilota è infortunato, il pilota che è soave, comunque che viene soave, a piedi da solo, esatto, sì, il veneto soave a piedi, perfetto, qualunque sia il problema poi è risolvibile. E allora andiamo verso i famosi ultimi due giri, l'ultimo giro in questo istante, adesso Bersanelli sempre all'interno, vediamo se Simone in questo caso riprende la stessa traiettoria, sembra avere più spinta in questa fase in salita e di nuovo Bersanelli che gestisce, Simone Croci che non molla, salitone, prova in traiettoria esterna, guadagna all'interno dell'incrocio, però allunga la staccata e Bersanelli può incrociare di nuovo, chi uscirà? Bersanelli di nuovo infatti con Simone Croci, mamma mia che gara incredibile all'interno, Bersanelli numero 5, Croci in traiettoria esterna con il numero 2, rischia anche lì nei confronti di De Rosa che è in terza posizione con il numero 3, le prova tutte, vediamo se invece decide di mollare, Bersanelli può gestire, ha qualche preziosissimo metro di vantaggio, però secondo me non basta, attenzione alla fase dopo del wave. Quindi di solito c'è l'incrocio che l'incrocio è sempre stato favorevole a Croci, quindi... e tenterà in questo istante, vediamo adesso, sì, in appoggio ci prova, eccolo, oh, all'interno, yeah, yeah. Attenzione il crocissimo, niente da fare, block pass, ma però è stato abile anche Bersanelli ad anticipare la mossa, ci riprova di nuovo Croci, contatto, Bersanelli chiude la porta, salto in discesa, discesone, staccata al limite, all'interno Bersanelli con il numero 5, più veloce Croci, incredibile, oh, sul salto,
andata per Simone Croci al comando, però la staccata non è finita, saltano insieme Bersanelli all'esterno, Croci all'interno di questa curva, prova a gestire la curva del sottopasso, intanto dietro De Rosa e Perantozzi non si risparmiano, potrebbero approfittare di un passo falso. Simone Croci al comando, bandiera a scacchi, vince la Lombardia. Bravissimo. Simone Croci su Bersanelli, poi De Rosa e poi Perantozzi, mamma mia che gara, che finale, e ha giustamente esultato Simone Croci che adesso va a dare il 5 al suo avversario Edoardo Bersanelli. 5 anche per Luca De Rosa terzo, poi Perantozzi, Gatti, Ruzzi, Cogo, Zanelli, Torelli e buongiorno. Devo dire una gara davvero incredibile, finita sul filo di lana, finita sulla bandiera a scacchi, finita all'ultima curva. Thomas. Fantastica, veramente una bella gara, questa è la MX2, ce l'aspettavamo un po' perché gara 1 era stata già molto spettacolare stamattina, quindi questa è stata ancora più spettacolare, a dimostrazione che la 250 è una categoria dove i giovani hanno una buona manetta e sono molto spettacolari. Ma io ho visto come tecnica, come passo di gara, come grinta agonistica, come tenuta, insomma questi Simone Croci e Edoardo Bersanelli sono due realtà secondo me belle vere, belle pronte anche per qualcosa in più ovviamente del trofeo delle regioni o dell'ambito nazionale. Parere del chiaramente del commissario tecnico, come hai detto caso. Te sono sia Bersanelli che Croci si sono messi in evidenza già a livello italiano, quindi sono sicuro che possono fare il salto di qualità e provare a fare qualche esperienza europea, è alla loro portata insomma. Ecco, allora Simone Croci, intanto vincitore di questa MX2, lo ricordo, primo nella MX2 Under 21 a livello italiano nel campionato che si è concluso ad Arco di Trento, mentre Edoardo Bersanelli ha concluso in terza posizione sempre fra gli Under 21, sempre nella MX2. Quindi direi che poi non trascuriamo anche De Rosa, Pierantozzi, che noi ci siamo concentrati ovviamente sul duello di testa, ma anche gli altri non sono stati erano quindi lì fino all'ultima curva, quindi Pierantozzi è stata, De Rosa lo conosco, è un po' più tra virgolette anziano degli altri, quindi lo conosco bene. Pierantozzi anche viene dal settore giovanile nostro, quindi ha fatto dei corsi con noi e ti devo dire che in questa gara con la 250 l'ho visto molto molto più competitivo. Intanto in sovraimpressione la classifica con Croci davanti a Bersanelli, De Rosa, Pierantozzi, Gatti, Ruzzi, Cogo, Zanelli, Torelli, buongiorno. E ricordo che in gara 1 invece era la vittoria andata Bersanelli davanti a Schito, Pierantozzi terzo e Simone Croci, che porta a casa un quarto e un primo posto, sicuramente materiale prezioso per il punteggio della Lombardia. Andiamo a bordo pista, Claudia Baggiani con i protagonisti, a te. Terza posizione per Luca De Rosa, grande gara. Sì, è stata bella, è stata dura. I ragazzi davanti, Croci e Bersanelli, andavano forte, ma questa mano sono riuscito a stargli più vicino e siamo arrivati uno attaccato all'altro. Voglio ringraziare tutti quelli che mi danno una mano e spero di fare un buon campionato l'anno prossimo. Grazie a tutti, ciao. Grazie a te, ciao. Ed aspettiamo il secondo. Bersanelli, Federico, eccoci. Di nuovo, ciao. Ottima gara anche per grazie te. Mille. Grazie mille, sì, è stata una bella gara, ho battagliato con Simone Croci, è stata dura ma dai, è andata bene. Forza Emilia Romagna. Forza Emilia Romagna fino alla fine. Grazie Federico. No. Edoardo. Scusami, grazie Edoardo. Ciao. Ed aspettiamo il primo, ed ecco, in questo caso si può dire Forza Lombardia. Gara combattutissima per te. Sì, dai, la prima manche era andata non come volevo, sono partito abbastanza bene ma sopra ho curvato troppo stretto e diciamo che sono uscito sesto, settimo, finito quarto. La seconda invece molto meglio, sono partito diciamo davanti, poi un pezzo di discesa ho sbagliato e mi sono fatto infilare, poi bella battaglia. Simone Croci agguerritissimo. Sì, sì, quando c'è da lottare per le prime posizioni penso che dai il massimo. Assolutamente, grazie mille, ti lascio al podio. Grazie a te, ciao. A voi la linea. Grazie a Claudia che ci ha fatto sentire le impressioni. Ecco, anche nelle loro dichiarazioni, voglio dire, sembrava quasi fossero andati a farsi un giretto in enduro con gli amici fuori porta, invece
ci hanno fatto vivere grandi emozioni. Anche questo è un bel aspetto da analizzare quando si parla di questi giovani piloti. Certo. Thomas. Poi 25 minuti così, uno avanti, l'altro dietro e viceversa, battaglia tutti i 25 minuti, scendere dopo aver fatto battaglia e comunque fare complimenti a l'un l'altro è sempre un bel segno di sport. Esatto, intanto proprio rivediamo le fasi salienti di questi highlights, questo colpi di scena ad ogni curva, contatti, salti appaiati, la ricerca della traiettoria in questo caso di Edoardo con il numero 5 all'interno, Simone che ci riprova all'esterno con il numero 2, là dietro c'è De Rosa in agguato, questi incroci di traiettoria, quindi insomma voglio dire c'è del senso tattico, della strategia, della tecnica di guida profonda, per esempio in questo caso il numero 5 quasi no, frena quasi apposta per ripartire e lasciare sullo spunto come in questo caso di Simone. Il tuo parere proprio da tecnico, cioè queste cose si apprendono con l'esperienza, vengono naturali o si possono affinare? Thomas. Sicuramente si possono affinare, il modo migliore è quello di fare delle competizioni e di lavorarci su questi aspetti tecnici, e abbiamo, come ti ho detto prima, l'anticipazione della mossa dell'avversario è una cosa fondamentale in quei frangenti lì, e chi ha l'anticipazione giusta poi alla fine prende vantaggio. Ed eccoci con le immagini sul podio di questo trofeo delle regioni Alberto Morresi, mentre attendiamo che ci arrivi l'aggiornamento per quanto riguarda la classifica, anche se credo che per le posizioni che contano cambierà poco, con Lombardia e Piemonte in lotta con le Marche in terza posizione. Un bel podio, dicevi Thomas, delle prospettive anche a livello internazionale di questi ragazzi. Allora spieghiamo per chi non è addetto ai lavori come funziona, cioè uno vede una gara come questo, un team decide che bravo Simone Croci, lo contatto e vediamo di fare qualcosa. Esatto, sicuramente i team che sono in giro, che navigano in ambito internazionale, seguono anche i vari campionati nazionali e possono prendere spunto dalle gare nazionali per inserire nelle loro fila uno di questi piloti più giovani, promettenti, per dargli l'opportunità di fare esperienza anche a livello internazionale. Molto bene, molto bene. Allora, intanto ne approfitto per salutare alla prossima occasione, al prossimo Grande Motocross, gli amici di Sport Italia che ci...